Buongiorno amici, ma soprattutto amiche di My Own Workout, buongiorno dal sottoscritto e da Bruce. Allora, in questo vlog di oggi parliamo un attimino di un tema che sta diventando un trend in questo periodo su YouTube e anche su altri siti un po' sparsi per il web. Nel senso che è un concetto che esiste già da decenni e decenni. Si sta parlando di atleta ibrido, hybrid athlete, e io qua dentro produco, nella mia palestra qua produco atleti, diciamo, con un'impostazione ibrida. Ma questo concetto qua da dov'è che scaturisce, anzi da dove è scaturito originariamente? C'è sempre stato il dilemma di come un atleta che svolge pesistica può parallelamente effettuare workout, allenamenti, sedute di aerobico, quindi di endurance fondo, sci di fondo, ma in particolare corsa, senza perdere la massa muscolare, ok? Senza perdere l'ipertrofia muscolare. Dall'altra parte c'è il dilemma del fondista, in particolare l'immaginario collettivo del maratoneta, che ha sempre un po' di remore a svolgere attività con sovraccarico per paura di diventare troppo grosso, uguale mettere su troppi chili di muscoli da portarsi in giro, quindi diventare più lento nel ritmo. Allora, essenzialmente, chi vi parla, il sottoscritto, è un atleta ibrido da sempre, ma più che il concetto di ibrido, più che essere soltanto incentrato sull'atleta che fa pesistica e poi corsa, io vedo molto in modo un po' più preciso l'atleta ibrido come colui, quello che ibrida due o più sport. Questa forse è la definizione più giusta, che calza meglio: l'atleta che ibrida più sport in una singola uscita, in una singola seduta. Ad esempio, io che sono istruttore di Nordic Running, il Nordic Running è il perfetto ibrido, ma di questo ne parlavo già agli albori stagione 2015 2017, ancora prima dei video e in formato blog, quindi sul mio sito. Il Nordic Running ibrida lo sci di fondo e la corsa, perché con la parte alta ci muoviamo come dei fondisti, nella parte bassa muoviamo le gambe in scarico come dei runner. Questa è l'attività, una delle attività ibride per eccellenza, anche se poco conosciuta dai più, è un'attività conosciuta essenzialmente negli ambienti dello sci di fondo. E poi ancora, perché ci si sta spostando di più verso l'attività a secco a piedi, c'è stato un periodo in cui si utilizzavano molto di più gli skirol, ma adesso c'è una inversione di tendenza, un'inversione di trend. Un'altra bella ibridata, ad esempio, per il fondo aerobico, come vi avevo già illustrato, è quello di spezzare un grosso volume di minutaggio in, ad esempio, bicicletta, bike o bici da strada, mountain bike. Per raggiungere un percorso, ad esempio, collinare di allenamento, si va collinare da fare in corsa, volevo dire, si fa il percorso collinare da un'oretta di corsa e si ritorna alla base in bici. Ecco un'altra bella ibridata. Se poi, ragazzi, entriamo nell'ambiente degli allenamenti indoor, apriti cielo, un po' come fa Aldo Rock,
tanti di voi, soprattutto chi fa triathlon, lo conosce. Ci sono ibridate nella sala pesi, poi sul tappeto, poi in piscina, poi di nuovo in sala pesi, chi più ne ha più ne metta. Il discorso è quello di sviluppare per le proprie esigenze personali una forza funzionale il più possibile specifica all'attività di endurance, anche ibridata, che si va a svolgere. Quindi io sono sempre più orientato verso il body toning, body sculpting, ovvero, parlando in italiano, scolpitura, tonificazione, forza resistente, pesi medio leggeri per più ripetizioni. Questi sono lavori di forza e potenziamento più funzionali al fondista, piuttosto che fare dei massimali al massimo peso. Basta veramente unire, ecco un'altra ibridata, ad esempio, sempre per rimanere in tema, chi segue i miei circuiti di funzionale, adesso faccio un angolo promozionale, che li trovate in formato video, ma anche da questa stagione, quindi 2023-2024, anche in versione scheda da palestra, guardate gli ultimi short che ho caricato, ecco, li ibridiamo anche in quelle singole sedute, cardio variegato, che può essere fatto con il remergometro, con la corda all'inizio e alla fine, e nel circuito, in salsa PHA, azione cardiaca periferica, andiamo ad alternare sequenze con pesi leggeri, sequenza corpo libero, sequenze dalla scuola kettlebell, sequenze di nuovo a corpo libero, calisthenics, ecco, queste sono altre ibridate. Ciclicamente vengono fuori dei Google Trend, dei trend su YouTube, non c'è nulla di nuovo, ragazzi, spesso sono cose che venivano già fatte decine e decine di anni fa. Questo signore qui, adesso ve lo zoom un po', no, c'è la luce, comunque è Bruce Lee, questo signore qui è stato proprio un pioniere del concetto dell'atleta ibrido, quindi non c'è stato più atleta ibrido di Bruce Lee già dagli anni, da fine anni 60, ha introdotto concetti che poi in tempi più recenti sono stati spacciati come novità, quando novità in realtà non lo erano proprio. Va bene, ritorniamo sul mio faccione, torno a registrare il workout. Detto questo, vi saluto. Per approfondire questi argomenti e per programmi personalizzati avete i link in descrizione per contattarmi in privato. Mi raccomando, allenamenti intelligenti, divertitevi sempre e come sempre, abbondanza!